ora andiamo nel luogo dove si è realizzato il suo sogno, dove è stato padre e maestro di tanti ragazzi, degli ultimi degli ultimi. Andiamo a Barbiana. E per andare a Barbiana troviamo una persona che ci porta, una barbiana di allora ma calata nel presente, perché lei è una giornalista, ma è anche una persona che si è profondamente calata in questa storia, ci è vissuta dentro. È figlia di Michele, che ha vissuto con Don Lorenzo ben 13 anni della sua vita, e anche sua madre, Carla, ha frequentato la scuola di Barbiana. Ha scelto di trascorrere fisicamente gran parte del suo tempo proprio lì ed è vicepresidente della Fondazione Don Milani e si impegna tantissimo a salvaguardarne la memoria e a diffonderne i valori. Con noi Sandra Gesualdi. Eccoci Sandra, benvenuta a Romena. Grazie a tutti. Mi Prego. Hai presentato come se fossi. Come se fossi, come sei. Allora, qui c'è tra l'altro questa... Ecco, vediamo, prova un attimo il microfono. Ora sì, ecco, buonasera perfetto. A tutti. Benissimo. E a tutte. Allora ci possiamo rilassare. Dicevo, mi piace fare la stessa cosa che insieme alla mia famiglia abbiamo fatto insieme pochi mesi fa. Io sono andato a Barbiana, c'era Sandra che mi ha accolto e mi ha portato nei luoghi di Don Milani, raccontandomi un Don Milani che mi ha fatto battere il cuore, l'ha fatto anche a quello di mia moglie e delle mie figlie. Quindi una cosa che attraversa tante generazioni e credo che può far bene davvero a tutti. E quindi noi oggi insieme a Sandra proviamo a fare la stessa cosa, cioè non siamo a Barbiana, la situazione è molto diversa e anzi io vorrei cominciare proprio andando a Barbiana, che è questa, ma andandoci quando ci è arrivato il 1954. Nel 1954, che cosa trova a Barbiana Don Lorenzo quando ci arriva? Trova il nulla, non trova nulla. Barbiana è, io dico sempre che è un luogo non luogo, non è una frazione, non è un paese, non è una frazione, non è un agglomerato di case. È questa casa colonica con annesso una chiesina del 1100. Ci sono 12 panche mangiate dai tarli, panche per sedersi, pregare, riposarsi, stare in silenzio, e poi c'è un immenso e denso silenzio e un buio tagliente. Ecco, questa è Barbiana. Lorenzo ha 31 anni quando arriva su. Non arriva per caso, non arriva in serenità. Quella di Barbiana doveva essere un esilio per lui. So che stamani c'è stato Mario, quindi vi ha anche raccontato la sua biografia. Un esilio, Lorenzo era un cervello da far tacere, una voce da normalizzare, da spengere, da un volume da abbassare. E quindi questo pretino di 31 anni, quando si parla di Lorenzo Milani, ormai ci si immagina un personaggio della storia immenso. In realtà era un giovane ragazzo di 31 anni, esile, con questi capelli un po' spigosi, che per quello che aveva fatto in 7 anni di a San Donato viene mandato in esilio dalla curia fiorentina, una curia che del tempo che non lo comprende. E che cosa trova a Barbiana? Trova un sentiero da affrontare, perché come dire, il furgone che porta le sue poche cose da San Donato lo lascia, gli scarica i suoi mobili, le poche cose che ha, a 1 chilometro sotto Barbiana, e poi gli dice: Lorenzo, qui finisce la strada. E lui inizia a inerpicarsi, quindi si addentra nel bosco, trova questo sentiero rinchiuso in una faggeta che non fa passare neanche un raggio di sole, e si inerpica su, va a cercare la sua nuova chiesa, la sua nuova destinazione. Quindi Barbiana per Lorenzo inizia con un cammino in salita e poi finalmente arriva a Barbiana. E a Barbiana io voglio immaginare che il primo posto che va a vedere Lorenzo è la chiesa. È la chiesa dove lui sarà parroco, naturalmente, in tutti quegli anni.
Che parroco sarà Don Milani? Intanto, quando sale trova tanta mota. Io questa parola toscana che la capiscono solo qui, perché poi vuol dire fango. A Roma non mi chiedo che vuol dire mota. Cioè, lui proprio mentre sale affonda i suoi scarponi nella mota, e questo è fondamentale, perché la mota sarà la cifra di quello che trova Barbiana e di coloro che trova Barbiana. Che parroco è stato Don Lorenzo Milani? Ve lo racconto con una... È stato Don Lorenzo Milani, io non riesco a tirarlo per la tonaca, non riesco a metterlo in una categoria, né come uomo, né come maestro, né come prete. È stato Don Lorenzo Milani, unico e irripetibile. Come unici e ripetibili sono le persone che si è trovato davanti. E, vi racconto soltanto l'aneddoto. E, arriva a Barbiana, questo luogo non luogo, questa è la chiesetta, e dice, ma... Prete di che? Prete di chi? Perché a Barbiana è vero non c'era la strada, non c'era la luce elettrica, questa è una nenia che si ripete ogni volta, non c'era l'acqua potabile, quella ce n'è poca ancora, ma soprattutto non c'era nessuno, non c'era un popolo, e quindi dice prete di chi? Mi hanno nominato parroco di Sant'Andrea a Barbiana, che sembrava anche altisonante, in realtà non c'è il popolo. E quindi dopo il primo momento di disperazione suo e di Eda e di Giulia, non bisogna mai dimenticarsele, Luigi stasera ce le ricorderà spesso perché per fare lo spettacolo ha pellegrinato, ha gironzolato spesso per i boschi di Barbiana e ha capito che Don Lorenzo Milani a 31 anni in un luogo così di vuoto assoluto, un vuoto che ingoia fisicamente ma ingoia anche... anima e pensieri, non ce l'avrebbe potuta fare da solo. Quindi Eda e Giulia, la mamma di Eda, quindi la nonna Giulia, sono stati due pilastri dell'esperienza di Barbiana. E il giorno dopo va a cercare chi sono i suoi, qual è il suo popolo, chi sono i suoi fedeli, chi sono i barbianesi. Li va proprio a cercare fisicamente nel bosco. A Barbiana ci sono una ventina di case coloniche sparse per il bosco, nascoste, puntellate in questa montagna, il Monte Giovi, che è una montagna importante perché è una montagna resistente e di resistenza. Sapete bene che lassù si sono anche riuniti i gruppi principali della resistenza nel Mugello, i gruppi di partigiani che poi sono partiti da Monte Giovi, dalla vetta del Monte Giovi per andare a liberare Firenze nel 1944. Quindi è un luogo di profonda sofferenza ma anche di profonda lotta, di profondo amore per la libertà e per la giustizia. E lui si va a cercare i barbianesi. I barbianesi chi erano? Mezzadri, ma non mezzadri normali, che quelli l'aveva già conosciuti a San Donato di Calenzano, i contadini sfruttati dal fattore, per cui lui aveva aperto una scuola popolare la sera dopo cena insieme agli operai. Erano i mezzadri di montagna. E i mezzadri di montagna era gente, come si può dire, erano fantasmi, fantasmi della storia. Nessun libro di storia si sarebbe ricordato di Quintilio, di Gino, della Rina o dei ragazzini della scuola di Barbiana, nessuno. Erano persone che di generazione in generazione si trasmettevano il loro destino bieco di essere servi della gleba, di non possedere niente e per vivere o forse sopravvivere dovevano coltivare 10-12 ore al giorno una terra non loro. L'unico compenso era la metà del raccolto, sempre la metà peggiore. E lui si presenta così a Gino, il mio nonno. Gli dice, erano tutti quasi tutti comunisti. Il prete era fattore a Barbiana, quindi Don Lorenzo Milani era il padrone dei mezzadri di Barbiana. I primi giorni lo guardano con sospetto e scrive delle lettere meravigliose i primi giorni alla mamma. Cara mamma, sono tutti timidi e sospettosi, non hanno neanche il coraggio di guardarmi negli occhi, e per questo per lui era inconcepibile non guardare negli occhi qualcuno, gli occhi che sono la finestra del pensiero, dell'io. E si presenta a Gino, che era il suo fattore, la famiglia che avrebbe dovuto avere a Mezzadria, e gli dice, allora Gino, da domani facciamo così.
si fa 80-20 e Gino dice, disperato, si mette a urlare, ma come 20%? Priore, ho 4 figli da accampare, non ce la faccio col 20% del raccolto. Ma che dici? Il 20% me lo prendo io che non lavoro, l'80% lo prendi te, anzi, mandami Carlo a scuola, il più grande, e si fa pari. Ecco, questo è stato il prete Lorenzo, si è presentato così, donando quello che gli spettava, quello che il potere prestabilito gli dava come concessione, e capendo subito che a Barbiana quella profonda insofferenza era dovuta a un fattore solo. È vero che a Barbiana non c'era niente, i barbianesi erano inchiodati in quel nulla assoluto da generazione in generazione. I trisnonni, dei bisnonni, dei nonni, dei figli, dei nipoti erano mezzadri e sarebbero stati mezzadri. E lui capisce fin da subito, e questa è la grandezza di Lorenzo, apre gli occhi nel mondo, venendo in suo ho ascoltato Guccini, gli occhi come se fossero carta assorbente. E lui apre questi occhi come fossero carta assorbente e si rende conto che i mezzari di Barbiana erano servi della gleba, fantasmi della storia, perché a Barbiana mancava una cosa fondamentalmente, non era il mangiare perché il raccolto ce l'aveva, non era la casa perché un tetto sopra la testa ce l'avevano, a Barbiana mancavano le parole. E questa è stata l'intuizione grandissima di Lorenzo, e se non ho la parola non riesco ad essere. E per dare la parola a queste persone lui apre la scuola. E ora entriamo nella scuola. Ecco, una cosa meravigliosa di Barbiana, di cui dobbiamo rendere grazie alla Fondazione Don Milani, è che è rimasto tutto come era. C'è un tuffo al cuore quando entri in questa stanza, che è come se ci avessero fatto lezione i ragazzi di Don Milani il giorno prima. Ora noi potremmo stare a parlarne una settimana di questo. La cosa è che quando vengono le persone, i gruppi, le scuole, arriva lì, e secondo te è più importante che sappiano rispetto a questa aula che vediamo alle nostre spalle? La cosa più importante, allora, io intanto andiamo veloci perché mi sento come quei gruppi che aprono i grandi concerti, quindi voi aspettate Francesco, lo so. Lo ma so. No, ma no, no. No, non ho questa percezione, Sandra, assolutamente. Sono i gruppi emergenti che suonano prima dei concertoni. Allora, che cosa c'è in questa scuola di potente? Ecco, la parola che mi viene in mente pensando a Barbiana è la potenza. Lui si rende conto che questi ragazzi sarebbero il destino di Michele, di Francuccio, di Agostino, Silvano, Aldo. Sarebbe stata la Graziella, la Carla, perché a Barbiana ci sono anche le bambine, sarebbe stato quello dei loro nonni, bisnonni, trisnonni, sarebbero stati anche loro servi senza un destino, senza una possibilità. E quindi lui apre subito la scuola, la prima cosa che fa da prete è aprire una scuola, perché è inutile che io parli e racconti e spieghi e diffonda la parola con la P maiuscolo se chi ho di fronte non capisce nemmeno la parola con la P minuscolo. Quindi la scuola è stata automatica, aprire una scuola a Barbiana in mezzo a una montagna dove non c'è niente. I ragazzini di Barbiana massimo potevano frequentare la terza elementare, i più fortunati la quinta, per il resto finiva lì. La Costituzione arrancava a Barbiana, quindi non c'erano gli 8 anni previsti dalla Costituzione. E Don Milani con i ragazzi, la scuola non c'è, me la costruisco da solo, con i legni del bosco, si sono costruiti le panche, gli strumenti didattici, le biblioteche, ogni cosa, le sedie, ogni cosa che voi vedete a Barbiana se la sono costruiti i ragazzini, i primi 6 ragazzini di Barbiana che avevano appena finito la pluriclasse elementare con Lorenzo. E la scuola da subito è un privilegio, perché l'alternativa era andare a lavorare con i genitori, diventare anello di una catena infinita di montaggio che è prevista nella mezzadria, e nella mezzadria il bambino e la bambina di 9-10 anni è addetta a pulire le stalle, a portare il grande bestiame al pascolo. Ecco perché in lettera alla professoressa Gianni esordisce quando arriva un pedagogista che accusa quasi Don Lorenzo, ma lei li fa studiare 10 ore al giorno, non c'è ricreazione, e Gianni gli viene spontaneo da dire,
ma io ci vengo volentieri a scuola, la scuola è sempre meglio della merda. Era la merda vera, non era una metafora. E a un certo punto in questa stanza mi volto e vedo questa scritta, e quindi qui non c'è domanda. I care. Cosa significa I care per Don Milani? I care in realtà è la tappa finale, perché voglio raccontarvi questi ragazzini che cosa succede a scuola, quando che cosa gli succede frequentando una scuola, quella scuola con quel maestro in quel posto isolato che si chiama Barbiana. E questi incontri si chiamano Speranza. Questi ragazzini erano completamente, come dire, senza speranza. Non avere speranza vuol dire non avere la possibilità di avere una proiezione futura. Non erano riconosciuti e non si riconoscevano. E addirittura si vergognavano di essere quello che erano. Sempre Gino mi raccontava che l'unico momento, l'unico contatto, l'unica relazione che il barbianese aveva con il mondo esterno era andare il giovedì al mercato a scambiare polli, a vendere polli, e i barbianesi si portavano dietro gli scarponi. Io questa cosa la racconto sempre perché mi fa ribollire di rabbia, perché si cambiavano gli scarponi, si mettevano quelli più puliti all'ingresso del paese, perché sennò venivano subito riconosciuti come barbianesi, cioè come gli ultimi degli ultimi, quelli che hanno la mota fino alle caviglie, e loro si vergognavano di essere quello che erano. È inconcepibile vergognarsi di chi siamo. E a Barbiana che cosa fanno i ragazzini? Intanto costruiscono una scuola, e Don Lorenzo fin dal primo giorno gli dice: questa scuola sei te, te sei la scuola l'hai costruita e sei te, la scuola è Michele, la scuola è Silvano, la scuola è Edoardo, la scuola è la Carla, la scuola siete voi. Intanto pensate, da nulla essere la scuola, un luogo potentissimo. E poi che cosa fanno? Via via che passano le giornate, studiano in modo diffuso, se vedete le fotografie studiano sotto la pergola, nei campi intorno, sotto il quercione, d'estate hanno l'aula refrigerata nel fosso dove non passa mai il sole, c'è un fresco sempre, anche d'agosto. E poi i più grandi, quando hanno 15-16 anni, Michele era uno dei più grandi e sapeva bene il francese, diventano maestri, prendono a gruppettini quelli più piccolini, fratelli, e diventano maestri. Pensate, i figli di nessuno diventano prima a scuola, poi maestri. E poi Don Lorenzo gli dice: voi venite a scuola perché per un motivo principale, per conoscere. E gli dà il desiderio, quasi, come dire, la bramosia della conoscenza. E se la bramosia della conoscenza ti si attecchisce, è un percorso che non finisce mai, per tutta la vita sai di non sapere e sai che puoi continuare a conoscere, e quindi gli insegna che a scuola si va per conoscere, e la conoscenza è infinita, si può conoscere tutto. E a scuola a Barbiana iniziano a studiare l'astronomia, costruiscono l'astrolabio, questa macchina sghimbescia con tre zampe con cui si può misurare la distanza fra Barbiana e le stelle, quindi gli insegna a alzare la testa per guardare le stelle. E poi si possono studiare le lingue, perché poi dovrete uscire da questa montagna chiusa, perché fuori c'è un mondo che dovrete scoprire, e quindi dovrete imparare anche le lingue straniere. Poi imparano a dipingere, imparano a costruirsi le cose, imparano a nuotare. Il montanaro ha paura di tant'acqua e si costruiscono una piscina da soli, quindi la scuola che toglie le paure, che toglie i tabù. Ma gli racconta che si va a scuola per conoscere e per diventare, dice, una volta che avrete la conoscenza non dovrete diventare e avrete un diploma, quel pezzettino, quel fogliettino di carta bianca, perché poi i bambini e le bambine di Barbiana andavano a dare gli esami da privatisti e tutti hanno preso il diploma di terza media. Prima della riforma del 62 era l'avviamento al lavoro. Ma Don Lorenzo gli diceva: non dovete studiare per quel pezzettino di carta, dovete studiare per diventare cittadini sovrani. Questa è una cosa che si dice sempre. Ma pensate a cosa vuol dire. Gli dice a dei montanari, figli di nessuno, che si vergognavano fino al giorno prima a essere quello che erano, che con la scuola diventate re e regine, non solo del vostro destino, ma anche del mondo. E che cosa vuol dire essere cittadini sovrani? Vuol dire capire chi sono,
capire chi sono e dare, capire il mondo in cui mi trovo e riuscire ad interpretarlo, dargli una risposta. E poi fa ancora un passo in più. Ah, ok, io non smetterei di ascoltarti. Intanto siamo scesi, siamo andati nell'officina, dove laboratorio, si sono costruiti tutto. Dove ci sono tutti gli arnesi, tutti fatti da loro. Qui facevano disegno meccanico. E gli sci. Gli sci, loro andavano a sciare su Monte Giovi? Allora, la scuola era una risposta alla vita, cioè la scuola di Barbia. Spesso mi chiedono, ma che cosa si può recuperare della scuola di Barbiana? Grandi valori, e li stiamo raccontando, ma non c'è il modello di scuola di Barbiana, perché quella scuola esisteva proprio lì, a Barbiana, con quei ragazzi, come vi ho detto. Era una risposta in termini concreti a bisogni reali dei ragazzi e delle ragazze che lui si trovava di fronte. Quando c'era la neve, con gli sci si arriva prima a casa. Se ho paura di nuotare, se ho il tabù dell'acqua perché non ho mai visto il mare in vita mia, ci costruiamo il nostro oceano che sa di montagna e di mare tutto insieme. Ecco la piscina. Cara mamma, mi sento molto fortunato, te che sei a Castiglioncello, il mare più bello che c'è, a fare la villeggiatura. Noi abbiamo un mare, un oceano che sa di montagna, soltanto a Barbiana si può trovare. Che bellezza. Guarda, io ho messo questa foto non a caso ora, e riguarda un percorso che si fa salendo a Barbiana o scendendo, un percorso sulla Costituzione. Qui la domanda però non è sulla Costituzione, che è un po' come dice anche Don Ciotti, cioè io ho due riferimenti, il Vangelo e la Costituzione, e Don Ciotti naturalmente si ispira fortemente a Don Milani in questo, ma la domanda è su Babbo Michele e anche su Mamma Carla naturalmente. Come ti hanno trasmesso tutto questo? Cioè loro come ce l'avevano addosso? Michele, che era stato così tanto, più di tutti, vicino a Lorenzo, e tua mamma, che era oltretutto una persona che viveva lì, che stava proprio in quel contesto. Come te l'hanno trasmesso tutto questo? Non lo so, essendo, ecco, ti rispondo come rispose Lorenzo ai direttori didattici: come si fa a essere un grande maestro? Come fai tu a tenere ragazzi tutto il giorno innamorati della conoscenza? Basta essere. I miei genitori non mi hanno mai parlato io sentivo parlare di questo priore, stava a Barbiana mesi e mesi con la mia nonna Eda tutte le estati, ma non mi hanno mai raccontato della scuola di Barbiana. Erano. E probabilmente, se devo ripensare a come erano, il registro più che mi viene in mente in questo momento è le loro grandi discussioni, anche leticate, anche feroci. Leticavano spesso, discutevano su tutto, e ho capito che quello era un modo di essere, era raccontare il proprio pensiero sempre e comunque. Quando il mio babbo è diventato presidente della provincia, mia mamma, che era delegata dell'RSU delle scuole, gli ha fatto i picchetti sotto, insomma, per dirvi, le idee non vanno mai messe a tacere. E questo sentiero è stato pensato proprio da Michele, dal babbo di Sandra, che ci ha lasciato pochi anni fa, e che però è sempre tanto presente anche lui a Barbiana. E io non riesco a non domandarti del ponte di Luciano. Questa è una storia che mi ha toccato tantissimo. Questo è il ponte di Luciano. E ora Sandra ci dice che cosa significa. Ponte di Luciano è sostanziare l'articolo 3 della nostra Costituzione. Giustamente, come diceva Massimo, due paletti erano di conoscenza, ma anche di analisi e di ricerca. La Costituzione e il Vangelo. Lui, non ci dimentichiamo, era un prete che però ha utilizzato mezzi e strumenti laici. La sua era una scuola assolutamente laica, perché doveva acchiappare la vita di ognuno di loro. E fin da subito gli ha fatto capire ai ragazzi di Barbiana che la Costituzione è quel luogo fisico, è quella piazza in cui si impara la libertà e la democrazia,
a cui tutti devono tendere, siamo tutti uguali, anche i barbianesi sono uguali ai ragazzi che vivono in Piazza Duomo a Firenze. Però gli fa anche capire che a Barbiana la Costituzione non era sostanziata come a Firenze. I ragazzi di Barbiana dovevano, per andare a Barbiana si facevano anche 2 ore nel bosco da soli per arrivare dall'altra collina a scuola di Barbiana. Lucianino, ti interrompo solo un secondo, pensiamo di togliere Barbiana e mettere villaggio di un paese africano oppure posti periferici delle nostre metropoli, ecco, è la stessa cosa. Barbiana significa questo. Barbiana, perdona, è la marginalità, è la periferia più periferica, assolutamente, è laddove non arrivano i diritti. E Luciano, questo ragazzino di 10 anni, tutte le mattine si faceva 1 ora e mezzo di camminata nel bosco da solo per arrivare a scuola. Stava a San Martino, doveva attraversare il Fatino a un certo punto, questo ruscello che poi nasce sul Monte Giove e che poi si butta veloce sulla Sieve. D'inverno si ingrossava per le piogge. Quella mattina Luciano arriva praticamente congelato, era caduto nel Fatino mentre l'attraversava e quasi per poco non affoga. E quando Don Milani se lo vede arrivare viola dal freddo, che quasi cianotico, ribolle, era la sinossi, era l'incarnazione dell'ingiustizia. E quindi che cosa fa? Cioè, non è possibile che i miei ragazzi, per venire a scuola, un diritto della Costituzione, articolo 34, debbano rischiare la vita. E allora gli insegna, stando settimane prima, intanto lo mette davanti alla stufa e lo copre per fargli riprendere un po' di vita. E poi stanno settimana e settimana a studiare il codice civile e gli insegna come si fa un picchetto sotto il comune, un'avvertenza. Vanno sotto il comune dal sindaco, stasera Luigi ce lo racconta bene, per chiedere il ponte di Luciano, perché l'articolo 3 della Costituzione dice: laddove ci sono gli ostacoli è lo Stato che li deve rimuovere, e lo Stato lì era il comune, il sindaco. E quindi Don Lorenzo gli insegna come si fa a fare uno sciopero senza incorrere in qualche in qualche reato. E il giovedì mattina vanno il gruppo di ragazzi con questi cartelli con su scritto ponte a urlare sotto la porta del sindaco: ponte, ponte, ponte. Tanto fecero che il sindaco si affacciò, capì la cosa, e il giorno dopo li mandò uno stradino a costruire il ponte di Luciano. Ma il ponte di Luciano è questa passerella, vedete, che è stata qualche anno fa è stata ristrutturata, ma è una passerella di cemento per far attraversare in sicurezza Luciano. Però era il ponte. Un'altra cifra di Barbiana. Perdonami, che cosa fa scrivere Luciano? Luciano fa scrivere sul ponte, sul cemento vivo, a me. No, e che cosa, anche questo è commovente, cioè Luciano che non aveva niente, era il povero dei più poveri dei bambini, finalmente non solo aveva la scuola, aveva un ponte tutto suo. E naturalmente un'altra cifra di Barbiana è l'educazione alla grandezza, ma non alla grandezza in senso egoistico, a pensare in grande. La passerella, il ponte, la piscina che è una vasca, vi dico solo questa cosa, non l'ho andata a ridire, ma di recente sono venuti a fare il sopralluogo perché verrà Mattarella per l'anniversario, inizieranno queste fantomatiche celebrazioni, e la capa dello staff del cerimoniale del presidente ha visto la piscina e ha detto: ma cos'era, una mangiatoia? Cioè, ecco qua. E invece a Barbiana quella vasca 3 metri per 2 era il nostro oceano che sta di montagna. Gli organizza una lezione di pittura, si costruiscono i cavalletti con le canne sbilenche e cara mamma par d'essere all'accademia. Insomma, Barbiana diventa da luogo marginale, minuscolo, puntino del mondo sconosciuto, diventa un luogo di grandezze, cioè gli fa capire che la scuola, la potenza della conoscenza, attraverso lo studio, la conoscenza, la ricerca, l'approfondimento, le parole, loro possono diventare re e regine e avere ponti, accademie e mari. Che bello.
prima di lasciare Barbiana, necessaria la visita in questa tomba. Don Milani appena arriva va subito a comprare in comune il posto, perché vuol rimanere lì, vuol rimanere fedele a quella gente. Però questo posto diventa anche un luogo di saluto rispetto a Don Milani, e ora poi ci saranno tante persone che verranno anche in relazione. Io so che questo è un argomento che non però, ecco, senza diciamo un'altra cosa, senza entrare nel merito, che comunque è bello, no, dire che sono 100 anni, che questa storia va avanti, che è ancora viva, che continua a trasmettere valori importanti. Secondo te qual è il modo migliore di rispettare l'uomo che è lì dentro, anzi che è lassù, però è lì il suo corpo? Essere, nel senso, Don Lorenzo Milani va celebrato. Lui diceva, per quanto riguarda la grazia, per quanto riguarda la fede o la grazia, c'è la grazia, io non posso fare niente. Per quanto riguardano gli uomini e le donne, c'è l'esempio. E quindi probabilmente va letto. Lui, i suoi scritti sono chiarissimi. Don Lorenzo Milani è un uomo schierato, ecco. È un uomo schierato, e capire questo, per celebrarlo bisogna capire che Don Lorenzo Milani è stato un partigiano della fede, un partigiano della vita, un partigiano della scuola, è un uomo schierato. La scuola di Barbiana è una scuola classista, non mi vergogno a dirlo, è profondamente classista. Lui sceglie da che parte stare, lo scrive nelle sue lettere, lo scrive in modo chiaro. Non si può amare tutto il mondo, è teoria. Io ho scelto una parte, ho scelto di amare Michele, non un ragazzino a caso, ho scelto di voler bene proprio a quei ragazzini e quelle ragazzine che mi sono trovato di fronte, perché se no faccio della teoria, faccio... Il suo è un Vangelo incarnato, quindi ecco, per celebrare Don Lorenzo Milani, intanto capire che lui era uno schierato e... cercare di raddrizzare anche di poco, questo me lo diceva il mio babbo, prendi il manubrio del mondo e cerca di raddrizzarlo anche solo di un grado, cercare di raddrizzare oggi con le nostre possibilità, noi uomini e donne del nostro tempo, il mondo che è ancora profondamente ingiusto. Don Lorenzo Milani capisce questo, il mondo è ingiusto, ci sono gli oppressi e gli oppressori, i colti e gli incolti, gli ultimi e i primi, e ci saranno sempre. E lui fin da subito sceglie, sa da che parte stare e dedica tutta la sua vita a stare con la parte degli oppressi, degli ultimi, degli analfabeti, degli umiliati, di coloro che non avevano possibilità. Lo fa attraverso strumenti potentissimi che sono la scuola e la conoscenza, però lui sceglie. E quindi forse per celebrare Don Lorenzo Milani dovremmo essere consapevoli che nella nostra vita dobbiamo scegliere da che parte stare. No, ma dovrebbe essere. Vi voglio leggere, posso leggere una cosa? Certo, certo. Vi leggo Lorenzo. No, ti volevo dire solo una cosa, siamo contenti di avere un papa che è andato alla tomba di Don Milani. Ecco. Non ce lo dimentichiamo. Allora, questa foto è potentissima. Intanto, ecco, io dico sempre, Barbiana è un microcosmo fragilissimo e bisogna approcciarsi in punta di piedi. E Papa Francesco, vescovo di Roma, il capo della Chiesa mondiale, ha fatto proprio questo. E qualche settimana prima iniziò tutto l'organizzazione, arrivarono a fare le visite, i sopralluoghi, dove si mette il palco, dove si mettono i giornalisti. Una settimana prima lui mandò un dispaccio dicendo: a Barbiana non dovete spostare neanche un sassolino, io la voglio vedere così com'è. Quindi, forte di questo, diciamo, andiamo a Barbiana con punta di piedi, come ha fatto Papa Francesco. E questa fotografia in particolare è potentissima. Intanto, se voi andate a ricercare il video di quando lui entra nel cancello, fa cenno a tutto il suo codazzo di vescovi, staff, contro staff, di rimanere fuori dal cimitero. Entra da solo e si mette da solo a pregare di fronte a Don Lorenzo Milani. E già questo, un papa che prega di fronte al prete che era l'escluso, l'esiliato, la pietra d'inciampo, e va proprio il Papa a pregare sulla sua tomba, è già
come dire, una roba potente, però io ogni volta che la vedo, vedo anche nelle inquadrature la tomba della Giulia a destra e di Leonardo Carotti, uno dei mezzadri storici, a sinistra. E io, sarà la mia suggestione, ma secondo me Papa Francesco pregava anche per loro, nel senso ha pregato per tutto il popolo di Barbiana, ovvero per tutti gli oppressi a cui Don Lorenzo Milani si era dedicato diventando uno di loro, perché Don Lorenzo Milani non ha scelto la povertà, è diventato povero, che forse è un po' differente. Grazie. Ci scegliamo. Allora, Michele, Lorenzo è molto malato, sono gli ultimi giorni e Michele, non abbiamo parlato di lui, ma forse è meglio perché sennò ci si commuove, gli chiede, ma quando, dopo che sarai morto, come vorresti che noi ti ricordassimo, noi ragazzi? Mi vuoi dettare qualcosa? E lui gli risponde, nulla caro, io sono una povera creatura che deve morire, del resto quello che dovevo dirvi ve l'ho detto fino alla noia nei 13 anni di scuola che abbiamo trascorso insieme. Dopo un po' proseguì. Non c'è da parlare dell'eroica storia di Don Lorenzo Milani, ma dell'eroica storia dei poveri, della nobiltà della classe operaia e contadina che mi ha accolto e ha aperto gli occhi. In questi anni io vi ho educato a sentirvi classe, a non dimenticarvi dell'umanità bisognosa e a tenere a bada il vostro egoismo, perché non si tratta di produrre una nuova classe dirigente, ma una continua e più grande massa cosciente. Ecco, forse ricordare Don Milani, celebrare Don Milani vuol dire questo. Continuare a essere cervelli coscienti, critici e capaci di dare una risposta anche difficile, anche controcorrente, anche a volte di dire di no rispetto a quello che ci troviamo di fronte. Grazie. Io siamo in conclusione, però non è che non voglio farti parlare di Michele. Non ho conosciuto Don Milani, ma Michele sì, l'ho ammirato anche tanto. Ecco, e i libri che lei sta sfogliando li trovate nella nostra libreria, se volete. Sono le lettere di Don Milani e poi il testo, il racconto dell'esilio di Barbiana fatto dal suo babbo. Allora, cosa ci leggi? No, c'è una domanda. Ah, no, è Michele. No, Michele. No, tra l'altro, permettimi di dirlo, Michele ha avuto una malattia molto difficile, molto impegnativa, e lì c'è anche proprio il bellissimo amore, che sarebbe un altro incontro tra padre e figlia, perché lei in quel periodo è stata la voce di Michele, che poteva pensare ma non poteva parlare. E, è arrivato il concertone, eh? Michele, recentemente sono andata a trovare la Adele Corradi, ciao Francesco, benvenuto, la professoressa che ha accompagnato gli ultimi anni, ha aiutato Don Lorenzo a condurre la scuola, c'ha 99 anni ma un cervello vivacissimo, e gli ho chiesto di parlarmi di Michele, e lui mi fa, gli ultimi tempi lo faceva impazzire. Ma perché? Perché era un po' birbone, cioè lei ha usato un altro termine, ma ora mi censuro, perché era un po' stronzo con Don Lorenzo Milani. E poi si è fermata e ci ha pensato, lo faceva impazzire, perché vedeva che stava morendo e facendolo arrabbiare gli tirava fuori un po' di vita. E quindi, ecco, secondo me in questa descrizione dell'Adele c'è questo amore profondissimo fra Michele e Lorenzo. E gli scrive una lettera tremenda a Michele quando esce da Barbiana, va a fare i primi passi, le prime esperienze come sindacalista a Milano, perché voi dovrete diventare degli eurosindacalisti, da mezzadri ad eurosindacalisti, e quindi li manda a lavorare a giro per l'Europa, a imparare le lingue, a farsi le ossa da emigrati nelle fabbriche, a Stoccarda, nella Mercedes o a Parigi, nelle grandi fabbriche, nelle balie. E quando è a Milano, Michele gli scrive una lunga lettera di accuse, gli dice la tua scuola, il tuo modello è bellissimo finché siamo lì sotto la tua tonaca, te che ci proteggi, poi il mondo reale poi è diverso, a 18 anni da solo per il mondo è difficile portare avanti tutti gli insegnamenti duri, radicali, coerenti che ci hai dato.
e quindi gli dice: la tua scuola è un fallimento. E Lorenzo gli risponde così: stanotte, non potendo dormire per la tosse, ho pensato tutto a un tratto che era meraviglioso vedere sgorgare dalla mia scuola un virgulto vigoroso e diverso, con tutti i suoi segreti gelosi, con un'infinità di ideali in comune con me e con un'infinità di segreti suoi che non spartisce con nessuno, nemmeno col fratello, prete, babbo che io sono per lui. Che era meraviglioso da vecchi prendere una legnata da un figliolo, perché è segno che quel figliolo è già un uomo e non ha più bisogno di balia. Ed è qui il fine ultimo di ogni scuola, tirar su dei figlioli più grandi di lei, così grandi che la possano deridere. E solo allora la vita di quella scuola e di quel maestro avranno raggiunto il suo compimento e nel mondo ci sarà progresso. Bellissimo. Ma io ti voglio salutare, ora faremo questo breve spazio, pochissimi minuti per prepararci al prossimo incontro. Io so che tu però sei una grandissima cultrice, ammiratrice di Francesco Guccini. Si può vedere in qualche tratto di Guccini, qualche canzone, qualcosa che ti risuona come vicino al mondo di Don Milani? Quando lui dice perdere la testa, lo dice spesso nelle sue canzoni. E poi gli occhi assorbenti, insomma, gli occhi assorbenti di Francesco sul mondo, anche sul mondo contadino, quando coglie l'uva, quando è per mano al nonno, sono gli occhi di Lorenzo, insomma, che ha messo sui suoi ragazzi e gli ha dato le armi per poter diventare cittadini sovrani. Grazie. Sandra Cesualdi. Aspetta. Grazie.